velocissimamente ci siamo cambiati, tutta messa, scarpe da ginnastica, messa Anna Maria. Ormai lo sai, dai. No, non me la prenderò mai. Arrenditi, ecco, no, la musica è partita, lo chiamiamo subito. È inutile indugiare ulteriormente. Martine! Buongiorno, Ciao. Come stai? Bene, tu come stai? Quando preparo la scheda, pensi ad Anna Maria? Sempre come la posso fare? Visto? Sai? Cioè, buongiorno a tutti. Le canzoni, dedica le canzoni, tu dedichi la scheda. La scheda Anna Maria. Pensa a te quando mi scrivo, allora, che cosa possiamo fare, che cosa non abbiamo fatto, soprattutto. Come posso distruggerla? E lei cercherà sempre di farmi chiacchierare di più, così facciamo meno. Allora non ti chiedo come stai, andiamo subito. Io sono alla grande, sempre, grazie a mia figlia e mia moglie. Che facciamo oggi? Che alleniamo? Oggi lavoriamo come al solito, gambe, sì, addome, e oggi lavoreremo le spalle. Avremmo bisogno di 2 bottiglie d'acqua che ho già preparato. Vi consiglio di partire su 1,5 litri, che sarebbe 1,5 kg, sì. Ok? E niente, penso che possiamo iniziare subito, se sì, in regia sono pronti. Ma non ci vuoi parlare, cosa no, fatto un weekend? No, il tempo passa! Sa va san dio! Andiamo! Riscaldamento! Piccolo riscaldamento, così lei ha il tempo di dire oddio! Si lamenta, mi piace. Non vede l'ora di arrivare a lunedì. Lunedì mattina mi sveglio! Allora, talone indietro, via! Ma è già lunedì, il tempo è passato, eh? Hai visto? No? Quando ci si diverte. Subito incrocio, gomito, ginocchio. Up, up. Alleniamo oggi un piccolo movimento combiné per quanto riguarda le gambe. Abbiamo già visto insieme lo squat, abbiamo già visto insieme l'affondo, adesso oggi faremo le 2 contemporaneamente. Up, ginocchio singolo, via, up. Per quanto riguarda la zona addominale, cambio ginocchio in 3, 2 e via, via, up, yeah. Per quanto riguarda la zona addominale, lavoreremo contemporaneamente la zona bassa e la zona alta. Allora, torniamo. Tallone indietro, via. Super. Allora, qualche kick in avanti. Riscalmiamo anche il bicipite femorale. Perché? Perché ne avremo bisogno nell'affondo che faremo tra poco. Allora, 3, 2, 1 e relax. Ok. Il primo esercizio del giorno sarà un combiné tra squat e affondo indietro, ok? Wow! Vedo spesso persone che fanno un affondo in diagonale, sollecita un po' più fibre muscolari, ma non siamo costretti, ok? Facciamo sempre un movimento lento, controllato. Faremo uno squat, un affondo, uno squat e cambio gamba. E proseguiamo per 10 minuti di seguito. E proseguiamo per 10-12 ripetizioni. Vediamo se le vedo soffrire, mi fermo subito. Ce la farei vedere un attimino? Sì, dai, faccelo vedere. Allora facciamo squat. Sì. Affondo. Sì. Quindi per l'affondo, mi raccomando, non partite già. Appoggiate prima la gamba e dopo facciamo l'affondo, ok? Va bene. Per chi è un po' più allenato, riesce a anticipare già l'affondo. Il movimento. Ok? Rimettiamo la musica, partiamo per affondo e squat. Via. 3, partiamo con lo squat. Via. Allora, squat, affondo. Indietro. E ripartiamo squat. Quando facciamo uno squat, per quanto mi riguarda, mi piace portare le braccia in avanti per l'equilibrio e soprattutto mantenere una schiena diritta. Affondo e squat. Affondo e squat. Piano piano. Super. Voilà, leggermente più tonico adesso. Abbiamo capito il movimento. Torniamo. Affondo. Allora, ancora 4. 3. 2, inizia a bruciare.
L'ultima vest, ultima vest. E mi sono dimenticato e lo squat, perché succede ogni tanto. E vabbè. Camminiamo un po'. Com'è? L'abbiamo sentito? Per sciogliere? Possibile. Su questo movimento abbiamo sollecitato quadricipiti, bicipiti femorale e glutei. Sì. Ok? Adesso andiamo a stimolare un po' la zona addominale. Un esercizio che mi piace moltissimo, perché lavoriamo tutta la cintura addominale, quello che chiamiamo il core. Ve lo faccio vedere. Allora, ci sdraiamo su questo bellissimo pavimento. Sì. Ottimo. E facciamo un'alzata, braccia e gambe. Allora, ci sono due modalità di esecuzione per questo movimento. Innanzitutto lo possiamo anche fare senza bottiglie. Ma noi abbiamo un livello, Anna Maria! Noi abbiamo un livello superiore! Quindi che cosa facciamo? Bottiglie. Allora, livello 1, abbassiamo contemporaneamente bottiglie e braccia. Per chi ha voglia di stuzzicare un po' di più il movimento, aggiungiamo un crunch. Quindi facciamo alzate e crunch, ok? Alzate e crunch. Sì, sì. Ce l'hai? Simone lo fa, ha detto di sì. Posizione, por favor! Come ci mettiamo? Tutti... Camera. Possiamo mettersi così, vai. Dai! Vicini, dai! Vicini! Dai, uniti nella nostra sorte! Allora, no? Mi raccomando, a casa, cercate sempre di fare un movimento controllato, lo sì. Dico sempre, lo dico spesso, perché andiamo a isolare i gruppi muscolari sollecitati. In quel caso, la parte bassa addominale e la parte alta addominale. Sì. Più facciamo un movimento veloce, come in palestra, meno isoliamo la parte che desideriamo stuzzicare un po'. Allora, partiamo, allunghiamo un braccio e gambe. Allora, respiro profondo. 3, 2, 1, controlliamo il movimento. Siamo, cerchiamo di non appoggiare i piedi a terra e ripartiamo. Lo sto facendo. Bravissima, ti sto guardando. Livello 2. E io che sono rimasto a livello 1. Ai 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 ai. Bravissimi. Allora, guardiamo il soffitto, così rilassiamo le cervicali. Allora, ci siamo quasi. Allora, 5. 4. 3. Ottimo, Simone. Allora, ancora 2. Ci siamo. Non bloccare il fiato, l'ultima, e relax, ottimo. Allora, visto che è piaciuto a loro due, noi facciamo l'esercizio di prima per quanto riguarda l'affondo squat. Non l'ho detto, è una cosa che noi abbiamo fatto una volta per motivi di tempistica, ok? Sì. È una cosa che consiglio di fare almeno 2-3 volte, ok? 2-3 volte a settimana. Quindi la cosa che vi consiglio è un esercizio che facciamo noi lunedì, lo potete ripetere anche a casa, guardando anche sui social, magari su internet. O seguendo anche te. La replica. Oh, sì, sì, infatti, perché, no. Perché tu la posti sempre, quindi sì, possiamo rivederlo sempre, sul tuo profilo. È un esercizio, un allenamento che potete ripetere mercoledì, venerdì, e tanto noi il lunedì facciamo sempre una cosa diversa. Ripartiamo e dopo lavoreremo la parte superiore. Allora, respiro profondo. Adesso ci stiamo concentrando sulla zona addominale. Allora, piano piano. Allora, io consiglio di fare una salita e una discesa in 2 secondi. Quindi, totale del movimento, 4. 1, 2, 3, 4. È stato studiato come il movimento perfetto, ok? Guarda che ti guardo. Sai cosa fa? Si ferma e una volta che sente il mio sguardo, si attiva. Allora, ancora 5, ci siamo. 4. Ottimo lavoro. 3. Resistiamo. Allora, 3, 2, 1, l'ultima e relax. Voilà. Piano piano, quando siamo pronti, ci possiamo alzare. Io ne approfitto per farvi vedere l'esercizio successivo. Sì. Ti servono le bottiglie? Yes.
ho investito per questa giornata. È giusto sfruttarle. Il nostro sponsor. Allora, molto importante, adesso andremo a fare l'alzate laterale, ok? Ma a modo mio. Spesso vediamo persone prendere pesi pesantissimi che alla fine non lavorano neanche più la spalla perché il movimento è talmente... Vabbè, preferisco parlarvi di che cosa si fa piuttosto. Allora, bacino in avanti, spalle indietro e piano piano alziamo le bottiglie. Mi raccomando, non superate la spalla e torniamo. Cosa facciamo? Facciamo che alla quinta ripetizione ci fermiamo 10 secondi. What? E ripartiamo per un altro giro di 5 ripetizioni. Ok? A posto. Siamo pronti? Sì. Fantastico. Allora, carichiamo le bottiglie, ci mettiamo in posizione, bacino. Ti metti qua, perfetto. Bacino in avanti. Le spalle indietro, ma non esagerate. Siamo rilassati. Si alza solo le bottiglie. Voilà. Allora, cerca di non spaccare i gomiti così, i polsi, ok? Allunga tutto, stringi la bottiglia. Ma perché io ho le mani piccole, capito? Per questo ti ho dato la bottiglia di 500 ml. Siamo a 4. Passa quella. Un po' più basso, guarda. E blocchiamo. Respiro profondo. Sempre quando abbiamo questo movimento statico, non bloccare il fiato. 3, 2, 1 e ripartiamo. Giro numero 2. Inizia a bruciare. Lo sto facendo. Adesso 3, bravissimi. Sempre bacino in avanti, così abbiamo la schiena in sicurezza. E blocchiamo. Allora, respiro profondo, ci siamo quasi. 4, 3, 2 e solo per annoiare Anna Maria, ripartiamo per il terzo giro. Allora, ultimo giro, piano piano. Simone, di qualcosa, per favore. È concentrato. Sto risparmiando il fiato per non faticare. Cerca di non sudare. Allora, ancora 2. Allora, ci siamo quasi. L'ultima. È perché vi voglio bene. 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e relax totale. Oh! Olè! Allora? Oggi è stato faticoso. Abbiamo sollecitato abbastanza. Allora, diciamo le spalle. Che già sento come degli addominali che pulsano. Sente. Abbiamo lavorato bene lì nello schiaccianoci, capito? Sì, perché su questo schiaccianoci che mi piace, tra l'altro, adesso lo dirò e sì, ogni volta lo che cognerai, lo dirò, lo penserai a me, Simone, ti nominerò, come l'ha detto il grande filosofo Simone. Quindi è certo, perché su questo schiaccianoce abbiamo sollecitato tutta la fascia addominale, non abbiamo sollecitato i fianchi, che abbiamo fatto la settimana scorsa e magari le faremo la settimana prossima. Però abbiamo sollecitato tutto con un po' di peso. Quindi mi raccomando, quando fate gli esercizi a casa, sempre col peso, cercate di non caricarvi di un peso e bottiglie d'acqua, tutto. Privilegiate un movimento lento, ok? Sì. L'obiettivo è caricare il nostro massimo con un movimento lento che ho spiegato. 4 secondi è stato studiato il movimento perfetto. Se me lo consenti, certo. Ripetiamo un recap. Allora, abbiamo visto il nostro combiné squat a fondo, ok? Siamo partiti su uno squat, sempre controllato, un a fondo indietro, appoggiato, bravissimi, e ripartiamo. Abbiamo cambiato gamba, appoggiamo. Quello che è consentito per una persona che è un po' sportiva, nel senso, quando facciamo l'affondo, hai visto? Porto già la gamba indietro, però l'affondo lo faccio dopo. Ok. Molto importante, non iniziare l'affondo prima l'appoggio, perché spesso possiamo perdere l'equilibrio. Dopo abbiamo fatto il nostro... Schiaccianoci. Abbiamo allungate le braccia, allungate le gambe e abbiamo contemporaneamente alzato tutto. Questo è il nostro livello 1.
Per chi ha voglia di stuzzicare un po' di più, abbiamo alzate le spalle per chiudere il nostro movimento. E lì stiamo di nuovo sulla fascia alta addominale. Molto di più, ok? Dopodiché abbiamo fatto la nostra alzata laterale, un esercizio che mi piace tantissimo perché con poco peso abbiamo vibrato, abbiamo sollecitato tantissimo la zona intera della spalla. Bacino in avanti, spalle rilassate, abbiamo alzate 5 volte le bottiglie, alla quinta abbiamo bloccato 10 secondi e quello l'abbiamo fatto 3 volte. 3 volte, voilà, questo è un recap molto efficace, un circuito altrettanto efficace. Sì, sì, sì. Quello che cerchiamo di fare ogni lunedì è un piccolo circuito insegnando come lavorare gambe, addome e la zona alta in 15 minuti, ma anche a casa possiamo fare un po' meno. Magari oggi ci dedichiamo solo alla fascia addominale, sì. O il domani facciamo... Però a me piace lavorare questi 3 esercizi, circa 3 minuti, 4 minuti, un esercizio un po' intenso, soprattutto a livello della spalla. Questo... Oggi sì, che non lo facciamo mai, invece questo vedi, oggi abbiamo fatto... Non superare la spalla, voilà! Molto importante perché dopo mettiamo il rotatorio in difficoltà. Per oggi è tutto, se ti... Per oggi è finita, guarda come sono triste! Sì, pure io perché ormai sono riscaldato e... Volevi continuare. La prossima settimana hai già pensato quali muscoli, quali gruppi muscolari? No, dipende, vi guardo e vedo come sta venerdì pomeriggio. Va bene. E bing, faccio la scheda. E ci pensi. No, certo, no, ma sempre... poi la cosa bella è che tu vieni il lunedì, perché noi weekend mangiamo, e poi ieri c'è stato, sai, i pranzi della domenica, però stasera mi aspetta l'avanzo, ovvero la lasagna al pesto. Ah, buono. Ti penserò quando... La lasagna al pesto. Buona, buonissimo. Bris. La possiamo mangiare di sera la lasagna al pesto? Sì. Dai, è sempre meglio a pranzo, sì, certo. Per i carboidrati, meglio a privilegiare a pranzo. E a cena una cena più proteica, verdure e carne vegetale. E carne. Va bene. Allora, grazie, Brice. Allora, ci vediamo la settimana prossima alle 11 tutti i lunedì con Brice. E noi ci vediamo. E noi ci vediamo domani, come sempre, 9:30, sì. 264 Digitale Terrestre con Mattina con noi. Ciao. Da Brice. Ciao. Loro, con loro. Guarda come siamo bravi.